Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché abbiamo questo privilegio di venire alla Tua parola. E la Tua parola, Signore, è una lampada ai nostri piedi. E Ti chiediamo che questa mattina possiamo conoscerti meglio e vedere quale grande Salvatore abbiamo in Gesù Cristo e l'opera che Tu hai fatto in Lui per strapparci, Signore, dal nemico. E che a Te sia la gloria in tutto questo, nel nome di Gesù. Amen. Allora, Numeri capitolo 21, dal versetto 1. Scusate un attimo. Ok, io ho un'altra versione qui, però la possiamo leggere lo stesso, ok? Quando il re Cananeo di Arad, che abitava nel Negev, udì che Israele veniva per la via di Adarim, combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri. Allora Israele fece un voto all'Eterno e disse: se tu mi darai nelle mani questo popolo, distruggerò completamente le loro città. L'Eterno diede ascolto alla voce di Israele e gli diede nelle mani i Cananei ed essi li distrussero completamente con le loro città, e quel luogo fu chiamato Orma. Ok, noi siamo qui. Poi i figli di Israele partirono dal monte Or, dirigendosi verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente e molti israeliti morirono. Così il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta. E avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono a Or. Amen. Gin, posso? Grazie. Sapete chi è questo? Mosè. No. Mosè è andato un po' prima. Come? Ci siamo. Lui si chiama Asclepio. Asclepio, nella antica mitologia greca, era il dio della salute. Si credeva che Asclepio avesse il potere di guarigione e di far risorgere. E la leggenda greca dice che Zeus era preoccupato dal fatto che Asclepio facesse diventare immortale l'umanità grazie al suo potere di guarire, e per paura Zeus lo fulminò e lo uccise. Furono costruiti dei templi a questo dio greco, e la leggenda dice che proprio in questi loro templi trovarono serpenti morti, secchi, però quando li raccolsero
li presero su, li facevano cadere e questi serpenti diventarono, si raddrizzarono e diventarono vivi. E così per secoli e secoli persone andavano al tempio di Asclepio per essere guariti, perché secondo la loro religione, secondo la loro mitologia, Asclepio aveva il potere di guarire e guarire dalla loro malattia. Allora, Asclepio viene rappresentato come un uomo con un bastone e un serpente. Gin, la prossima per favore. Grazie. Avete visti mai questi simboli? Dove l'avete visti? Farmacia. Farmacia, brava, farmacia. Ok? Ci sono varie teorie da dove provengono questi simboli. Questo è il simbolo di Asclepio, che poi dopo con il tempo hanno trasformato in questo, che non è il simbolo di Asclepio, è il simbolo di Hermes, che ha a che fare sempre con la salute, immortalità e sapienza. Però questi li vediamo in farmacia, ma da dove vengono questi? Beh, hanno fatto varie ipotesi da dove i greci hanno preso questi simboli, ma quello più probabile è che i greci abbiano preso questi simboli dal racconto che noi abbiamo letto questa mattina, dal bastone, dall'asta di Mosè, che Dio gli disse: fatti un serpente di bronzo e alzalo, innalzalo, e chiunque guarderà quel simbolo vivrà. Il contesto è che il popolo di Israele si era ribellato contro Dio, stavano nel deserto e incominciavano a mormorare contro Dio, a prendersela con Dio: perché ci hai portato qui? Perché abbiamo questo cibo così terribile e scadente? Era un popolo che mormorava, si lamentava sempre, sempre contro Dio e contro il liberatore che era Mosè. E se vi ricordate, Mosè aveva un'asta, e questa asta Dio gliela dette per quale ragione? Per essere un segno, una dimostrazione che Dio lo aveva mandato. Vi ricordate quando nel libro di Esodo Dio comandò che l'asta di Mosè fosse gettata a terra e divenne un serpente che divorò i serpenti falsi, i serpenti che erano anche loro diventati rigidi, falsi, dei maghi d'Egitto. Sapete, non c'era niente di miracoloso in quello che avevano fatto i maghi. Avete visto mai quelle scene di incantatori di serpenti che sanno, in Africa si vede molto, anche nell'Oriente, che sanno ipnotizzare i serpenti? E ci sono alcuni tipi di serpenti che, se tu li prendi per la testa, gli blocca il sangue e si rigidiscono, o alcuni altri serpenti che, se tu li prendi per la coda, li giri, diventano rigidi. Dunque non c'era niente di nuovo. I maghi del faraone fecero questo, ma Mosè gettò il suo asta, diventò un serpente che diverò, proprio per mostrare che cosa? Che Dio di Mosè è il vero Dio, è il più potente. La stessa asta, se vi ricordate, fu mossa sopra il fiume, le acque del Nilo, e diventarono sangue. Mosè batté la terra con l'asta, si alzò la polvere e divennero zanzare che infestò tutto Egitto. Quella stessa asta Mosè passò sopra i canali, sopra i punti di irrigazione, e fuoriuscirono delle rane e infestarono tutto l'Egitto. Questo è per mostrare la potenza, non nell'asta,
ma la potenza di Dio attraverso il suo servo. Era la stessa asta che quando Mosè batté la roccia dissetarono i israeliti. Però nella lettura di oggi loro mormorando era arrivato al punto che Dio dovette fermare questa cosa, e che fece? Mandò o permise dei serpenti velenosi, dicono serpenti ardenti, erano serpenti velenosi, di uccidere il popolo, alcuni del popolo di Dio. Ma da dove venivano questi serpenti? Da dove venivano? Beh, questi serpenti nel deserto erano già lì, erano creature autoctone, erano serpenti che abitavano il paese. Ma la differenza è, perché non avevano morso prima e dopo sì? Beh, perché il popolo di Dio aveva uno scudo protettivo sopra di loro. Dio permise che loro camminassero senza essere morsi da questi serpenti. Ma una volta che Dio tolse la protezione, che è successo? Si trovarono in un ambiente molto pericoloso e molti morirono. Io mi ricordo una volta, quando avevo 18 anni, dopo le scuole superiori, andai con un amico, presi la macchina, andammo giù nel sud degli Stati Uniti, verso il Tennessee, zone proprio selvagge, e accampammo in un modo veramente spartano su un fiume chiamato Jack's River, il fiume di Jack. E io mi ricordo che camminavamo, eravamo terzi veramente, e non ho visto mai così tanti serpenti in vita mia. Era una cosa terrificante, eravamo in due, eravamo mal preparati, non avevamo un kit per pronto soccorso, e attraversavamo dei fiumi, dei ruscelli, e molte volte dovevi fermare proprio con il mio piede perché c'erano serpenti neri arrotolati che stavano proprio per schiacciare. Poi finalmente accampavamo sul rivo del fiume e incominciavano a pescare, e uscivano questi serpenti che li chiamano water moccasins, sono come delle vipere, dei serpenti assonati nelle acque. E io dico, guarda, qui è una cosa terribile, qui se uno di noi viene morso, io forse posso portare te che sei più piccolo, ma tu non puoi portare me, io sono troppo grande. E feci tutto per... erano anche aggressivi questi serpenti. I serpenti possono essere molto aggressivi. Ne uccisi una, poi ne venne un'altra, ho detto, qui ci sarà un fuoco di serpenti. Allora ho detto, sai che facciamo? Andiamo nella tenda, chiudiamoci lì dentro. E vedevi la luce del fuoco, no? Siamo lì dentro e sentivi, vedevi, non so se qui si è fermato qualcosa, vedevi che no, forse non è successo niente, scusa, che era, c'erano questi serpenti, noi eravamo terrorizzati. Il giorno dopo, sai che abbiamo fatto, chiuso il campo e siamo ritornati in macchina, siamo andati in città. Comunque è stato un episodio molto molto particolare. Ringrazio Dio perché il Signore mi ha dato la protezione in quel momento. Beh, la stessa cosa era successo. Perché il Signore ha dato la protezione, ha voluto mantenere il popolo? Perché da quel popolo doveva venire il Salvatore, okay? C'era una promessa fatta dall'inizio. E cosa ha detto Dio? Ok, prendi la tua asta, fatti questo serpente di bronzo e innalzalo, e chiunque guarderà, chiunque solo guarderà quell'asta, vivrà, sarà guarito. Infatti, avanti per favore, Mosè fece così. Mosè fece allora un serpente di bronzo, lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Ora, questi due versetti che abbiamo letto sono i versetti più brevi in tutto l'Antico Testamento riguardo la profezia della venuta del Messia, di Gesù. E
Se vi ricordate, in Giovanni 3, avanti per favore, in Giovanni 3 ritroviamo che Gesù riprende questo discorso con Nicodemo. E qui troviamo il versetto più famoso della Bibbia, no? Che così Dio amò tanto il mondo che finché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, che Gesù riprende questa profezia di lui nel Vecchio Testamento e disse a Nicodemo: e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù dice: quel serpente di bronzo parlava di me. Io devo essere innalzato affinché chiunque guarda a lui, a me, avrà vita eterna. Perché questo serpente, questa asta, era un simbolo che prefigurava la venuta di Gesù. Avanti per fuori, infatti, in Primo Corinzi leggiamo: or tutte queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Sta parlando di esempi. I esempi erano i tipi del Vecchio Testamento che rappresentavano la venuta del Messia. E dunque la stessa cosa vale per noi, è quello che dice Gesù Cristo, quello che Dio ci dice, che come gli israeliti venivano guariti e salvati guardando l'asta, il serpente di bronzo, così tutti quelli che guardano e guarderanno con gli occhi della fede a Gesù Cristo e la sua opera compiuta, completa, una volta per sempre, saranno salvati. Saranno salvati dal morso del peccato, saranno salvati dalla morte eterna, perché ogni uomo che nasce un morto vivente. Quel morso del peccato ti uccideva, non è che ti faceva stare male, ti uccideva, eri morto, eri già condannato a morte. E ecco come erano queste persone, e ecco come siamo noi nel nostro peccato, perché vedete, su quella croce dove era inchiodato il nostro Salvatore, ci dovevo essere io, ci dovevi essere te, non come Salvatore, ma come peccatore sotto l'ira di Dio. Erano i miei peccati e i tuoi peccati degni di quella morte e dell'ira di Dio su quella croce. Il serpente che veniva innalzato rappresentava anche il peccato, perché quando tu pensi al serpente, che cosa pensi? Eva, il nemico, il diavolo, il serpente astuto, no? Rappresenta anche il peccato. E la scrittura, avanti per favore, ci dice che su quella croce, dove dovevamo esserci noi, Gesù è diventato peccato. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E questo potrebbe essere uno dei versetti della Bibbia più orribili che c'è, più terrificanti. Perché ci insegna che l'agnello purissimo di Dio, l'agnello santo
e giusto, perfetto, senza alcuna macchia, divenne peccato per noi. Dio fece colui, Gesù, che non conosceva peccato, diventare peccato per noi. E possiamo immaginarci che orrore veramente, che vergogna, questa colpa, questo male che è stato versato su di lui per essere poi punito da Dio su quella croce. E do un'immagine che ha detto una volta un teologo. Immaginatevi che sulla croce c'era Gesù Cristo, l'agnello purissimo, e Dio versò sul suo capo una fossa settica galattica, una fogna infinita, una fogna di i miei peccati, i tuoi peccati, i nostri peccati, i peccati di tutti i cristiani a Viterbo, di tutti i cristiani in Italia, di tutto il mondo, i cristiani di tutti i tempi passati, presenti e futuri. Questa fogna di galattica, spaziale, fu questa fossa settica di peccati, fu versato su Gesù Cristo. E Dio lo punì per ciò che io ho fatto, che tu hai fatto, che noi abbiamo fatto. E grazie a Dio abbiamo la croce. Lì si vede quanto amore Dio ha avuto per noi. Quanto si è sacrificato il nostro Signore. Cosa ha fatto per noi? Una cosa che non possiamo capire. Su quella croce Gesù è stato maledetto. Avanti per favore, Gini, grazie. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù è stato maledetto, ma è una cosa che noi dobbiamo predicare, cari fratelli e sorelle. La croce, quello che Dio ha fatto per l'umanità, è la cosa più importante, è il miracolo più grande che può esistere. Altro che il miracolo che ti alzi da una sedia, o che cadi se uno ti batte sulla fronte, o una guarigione. Certo, ci sono cose positive, cose buone, ma il miracolo più grande è la salvezza che Dio ha dato e dà, e spero che tu abbia ricevuto questa salvezza, perché è il miracolo più grande che può esistere. Non pensare a altri miracoli, pensa a quel miracolo di una nuova nascita, quello che Gesù Cristo ha fatto per te. E se ti ha dato la fede e hai la fede in quello che lui ha fatto, e quel cuore grato e la tua vita consacrata a lui, hai avuto un miracolo, perché quel miracolo di Mosè che guariva è il miracolo che tu hai ricevuto in Gesù Cristo. Io vorrei provare a spiegare in poche parole cos'era la maledizione di Dio. E Gin, per favore, vorrei andare un attimo in questo passo dei numeri, perché l'ebreo l'avrebbe capito forse in questo modo, probabilmente. Questa è la benedizione che i sacerdoti leviti davano. Questa è la benedizione di Dio, ok? Ascoltate bene, no? Cosa dice? Parla, Dio disse ad Arone, parla ad Arone e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele. Questa è la benedizione, eh? Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Questa è benedizione. Questa è la benedizione di Dio, il bene che Dio vuole per te.
però non voglio parlare della benedizione. Vorrei fare una parafrasi per farti capire cosa sarebbe la maledizione. Questa è la maledizione, è l'opposto di questo, l'antitesi. Ascoltate, l'Eterno ti maledica e ti abbandoni. È l'opposto della benedizione. Che l'Eterno ti tenga nelle tenebre e darti solo il suo giudizio senza la sua grazia. Che l'Eterno giri il suo volto da te. Che l'Eterno ti dia le spalle e rimuova per sempre la sua pace su di te. Io non lo so, ma questo è lo stato della maledizione. È quello che Gesù ha subito per noi, per me, affinché noi possiamo ottenere la benedizione del Signore. Quale grande Dio abbiamo, quale amore ha versato su di noi il suo Figlio. E il nostro cuore viene a quella croce, viene a Cristo crocifisso, morto, risorto e asceso al Padre. E per gratitudine noi vogliamo predicare Gesù Cristo. Sapete, il bronzo è un metallo che resiste al fuoco. E è un idioma, anche un simbolo del giudizio di Dio. Gesù Cristo ha soddisfatto l'ira di Dio, ha pagato pienamente il prezzo del nostro riscatto, ha preso il fuoco di Dio per noi affinché la maledizione non cadesse su di noi ma cadesse su di Lui. E sapete, questo metodo di salvezza per gli uomini è illogico, è incomprensibile per le menti umane. La predicazione della croce è follia per quelli che periscono. È un modo assurdo per il mondo, non possono capire questo versare, maledire il proprio figlio, figlio se stesso, Dio, la seconda persona della Trinità, basta credere e vedere. È follia. Perché l'uomo che rifiuta questo si crea degli antidoti verso i morsi del serpente del peccato. E non tutti coloro che furono morsi dal serpente visto, perché c'erano quelli che si ribellarono. Perché loro dicono, ma alzare un bronzo, una staffa, guardare quello, è troppo semplice. Allora si crearono i loro antidoti, le loro soluzioni, loro alternative. A volte si preparavano, potevano prepararsi dei decotti, degli impacchi. Oh, torniamo qui, allora aspetta, prendiamo questa erba, mettiamola qua, facciamo questo decotto, no? Ma era una soluzione imperfetta fatta dalle loro mani che non potevano fare o dare salvezza. E questa è la religione di oggi, è la religione mondiale, la religione degli uomini. Sono palliativi fatti con le proprie mani dalla loro immaginazione, ragione o illusione demoniaca che li porta a credere che in qualche modo possono loro rimediare al loro peccato. Confidano nei loro decotti religiosi, possono affidarsi a acque miracolose, a statuette, a sangue che diventa liquido, o altre creature, altre superstizioni, invece di confidare in quello che Dio ha detto. La fede è confidare in quello che Dio ha detto. Chiunque crede in me ha vita eterna. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato
affinché chiunque guarda lui vivrà. Non c'era niente di terapeutico nel rame o nel bronzo del serpente. Infatti, l'unica volta che risentiamo parlare di questa asta del serpente lo vediamo nel libro di Secondo Re, quando il re Ezechia, saggio, rimosse gli alti luoghi, frantumò le colonne sacre, abbatté Asherah e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso e lo chiamavano Nehushtan. Ora, loro piano piano incominciarono a farne una reliquia di questa cosa, e Dio odia quello. Incominciarono a dare valore magico su questa cosa, e noi siamo circondati di reliquie qui, da ossa, da pezzi di croce, da questo, come se tu le toccassi ti succedesse qualche cosa. Ma questo è chiaro, che Dio odia qualunque cosa che l'uomo incomincia a porre la sua fiducia. E cosa fece il re Ezechia? Lo distrusse. Poi c'erano coloro che pensavano di poter camminare nel deserto sicuri, stando attento a quello che facevano. E questi sono a volte, non dico i farisei, ma sono persone che dice: io posso con le mie capacità stare attento. Allora tu appoggiare il piede là, appoggiare e non essere morto. Ma vi posso garantire, quando non te l'aspetti, un serpente scappa fuori, ve lo posso dire da quell'esperienza. Pensavo che tutto fosse a posto e scappavano fuori dai posti più assurdi. I serpenti non mollano, ok? Poi l'altro antidoto: e forse possiamo combattere questi serpenti tutti insieme, ok? Raduniamoci, facciamo un circolo, facciamo qualche cosa, andiamo, no? Ma non funziona così. E queste sono, per esempio, associazioni umane che pensano di poter cambiare il mondo, che possono pensare che con le loro forze unite il globalismo possa in qualche modo portare pace nei cuori, giustizia nelle vite delle persone, equità. Uniamo le nostre forze per fare un mondo migliore. È una nobile intenzione, eh? Ci sono associazioni umanitarie, per carità, grazie a Dio che ci siano, ma non puoi combattere il peccato nell'uomo che infesta una società, una famiglia, una società, una comunità, attraverso queste cose. Ma la morte di Cristo e la nuova nascita cambia la società, cambia te, cambia la tua famiglia, cambia la Chiesa, cambia tutto. L'unica cura per il morso del serpente, morso di Satana, per la morte, per la vita, per il nostro peccato, è Cristo, il guardare a Cristo. Non esiste alcun rimedio umano, e se non è Dio, e grazie a Dio è stato Dio che ha rimediato perfettamente per il nostro stato di morte vivente, avremo ancora i nostri decotti o antidoti personali che ci accompagneranno, cioè avrebbero accompagnati direttamente all'inferno. L'unica soluzione, cari fratelli e sorelle, è questo che voglio ridire, è quello che diciamo con Marco, è quello che deve essere proclamato a chi ascolta: sei nato di nuovo, sei stato rigenerato da Dio, hai creduto in Gesù Cristo per la tua salvezza, ti sei pentito davanti al Padre riconoscendo che tu dovevi stare su quella croce, hai riconosciuto che Gesù Cristo è il Figlio di Dio che è morto per te, ti sei pentito amaramente, hai creduto in questo Cristo risorto,
sei stato battezzato dallo Spirito Santo affinché la tua vita cambia. Se non lo hai fatto, sei ancora in tempo. E non aspettare, perché il domani non è garantito. L'unica soluzione perfetta, completa, proviene da Dio. L'ultimo Gino, per favore. E quello che dice il creatore tuo, creatore dell'universo, Salvatore. Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Tutti, non voglio dire che tutti sono salvati, tutti coloro che credono, di tutta la gente, di tutti i tempi, i santi di ogni tempo, tutti loro, ma coloro che lo rifiutano verranno attirati a Cristo, ma i loro ginocchi si piegheranno, perché dovranno riconoscerlo come Signore e Salvatore, e in quel caso giudice, mentre noi lo abbiamo come Padre e Salvatore. Gloria a Lui, tutto questo. Amen.